Adesso a questo punto approfitto per far mandare dalla regia il videoclip Neve Diventeremo, che il gruppo ha potuto girare proprio a Buchenwald. È stata una concessione straordinaria. Prego, una trentina di secondi, poi la regia sfuma e commentiamo con Fabrizio. Neve diventeremo, dedicato alla memoria, come diciamo sempre, abbiamo detto prima, del partigiano Rado Zuccon. Perché neve diventeremo, Fabrizio? Neve diventeremo, è difficile poi spiegare come, cioè è una sensazione di, cioè è una canzone poi che parla fondamentalmente anche molto della vita e della morte, quindi di quello che è del senso della vita anche profondamente, per cui siamo fragili, siamo come la nebbia che si scioglie, però poi ci troveremo, diciamo, nella terra come un fiore, quindi è come se poi comunque qualcosa di noi riesce a rimanere, a mantenere il ricordo, a mantenere la memoria. È difficile proprio, perché è nata poi come una poesia questa canzone. Infatti è una bella poesia questa che avete scritto. Ricordiamo Rado Zuccon, un omone di 1,90 d'altezza, sì, 100 kg, portato prigioniero nel campo di Buchenwald e riuscito ad uscirne fuori, uno dei pochi sopravvissuti, pesava soltanto 40 kg. E voi avete avuto l'opportunità in maniera quasi esclusiva di poter rientrare lì dove Rado ha patito molto. Sì, abbiamo consegnato al memoriale anche dei documenti che loro non avevano ancora avuto, praticamente le carte della liberazione da parte della Croce Rossa Internazionale di quando Rado è stato trovato insieme a un centinaio di sopravvissuti. E per loro è stato molto importante, perché loro non avevano più avuto notizie di Rado come di tante altre persone, per cui hanno avuto da parte nostra la testimonianza che Rado è sopravvissuto. E questo per loro è molto importante, perché lo inseriscono poi negli archivi del memoriale come, diciamo, un sopravvissuto in più alla tragedia nazifascista, ecco. Rado ha subito anche nel famigerato e triste penitenziario di Goli Otok, in quelli che venivano chiamati campi di rieducazione di Tito nella Jugoslavia. E sì, anche lì è passato veramente da un bagno di sangue all'altro. Sì, tra l'altro la cosa terribile è che appunto quando Rado è tornato a Pola Medolino, dove viveva, siccome lui lavorava nel cantiere navale, solo perché hanno sentito delle voci contrarie a Tito, l'hanno arrestato e il giudice gli ha detto: lei non deve neanche poter pensare una cosa contro di noi. E ha fatto 3 anni tremendi, con segni di catene, cioè i figli hanno subito anche molto queste cose, perché hanno dovuto subire tanta sofferenza anche loro per tutta la vita, diciamo. Rado, eppure lui continuava a dire dopo: perdonare ma non dimenticare. Queste sono parole che voi avete ascoltato a casa vostra, perché è stato grazie all'educazione in famiglia che voi avete potuto conoscere Rado e ascoltare il significato, ecco, della sua vita. Sì, noi abbiamo avuto, diciamo, il privilegio, perché credo che avere la possibilità di avere delle persone care, perché Rado era una cara amica di famiglia, per cui era molto legata anche a mia madre, a nostra madre, a mio padre, per cui veniva a casa nostra e raccontava la sua esperienza. Tra l'altro molte cose non le ha raccontate ai figli per pudore, per cui molte cose le sapevamo i nostri genitori, che poi ci hanno detto anche noi, ci hanno spiegato negli anni, per cui noi siamo vissuti con queste cose che ti formano anche, ti fanno capire che c'è una vita fuori che affronterai da grande, che devi, su cui devi stare, conservare la memoria del passato, ecco.
Gaetano Settegrani è il papà, ma oltre a essere papà, manager del gruppo, però per voi è una scuola permanente. Beh, nostro padre sì, è una persona veramente ricca di... una persona che oltre a essere molto generosa con i nostri figli, è anche una persona che ama molto la vita e stare a contatto con persone, con storie di vita, quindi il lato umano anche della vita, ecco, non solo quello più pragmatico delle cose. E poi ci sprona sempre, ci dà entusiasmo, una persona veramente è siciliano, ecco, forse basta che dico che è siciliano, per cui, ho detto tutto, credo. Senza questa educazione ricevuta in famiglia, Neve diventeremo la band Settegrani, penso che non ci sarebbe stato. No, perché soprattutto la canzone l'ho scritta in un momento dove ho sentito molta sofferenza dopo la morte di Rado, soprattutto della mia famiglia, di mia madre, mio padre, e proprio è stata anche la loro sofferenza che mi ha fatto scrivere questa canzone. Perdonare sì, dimenticare no, questa è una lezione che voi vi portate dentro, ti ha cambiato la vita? Sicuramente, e poi appunto ascoltandola da bambino, comunque da adolescente, perché eravamo adolescenti, per cui ti formano queste cose, le porti avanti negli anni, e adesso è bello trasmettere ai giovani e ai ragazzi nelle scuole, dargli un segnale per farli riflettere, molto bello questo.